Quella dell'8 marzo è una data simbolica che nel corso degli anni è diventata un'occasione per riflettere, ricordare e fare il punto sulle conquiste sociali, culturali delle donne, ma anche per sottolineare le enormi disparità di genere ancora presenti. Le disuguaglianze economiche e sociali costituiscono uno degli aspetti essenziali del modello sociale che si sta consolidando nel nostro paese. Ancora oggi le donne vengono pagate meno degli uomini e faticano ad avere una carriera continuativa, dovendo spesso decidere tra il lavoro e la cura della famiglia. E proprio in occasione dell'8 marzo, le lavoratrici e i lavoratori precari della sanità abruzzese, aderenti all'USB, hanno manifestato stamani sotto gli uffici dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo a Pescara per chiedere la chiusura delle cooperative al servizio delle strutture pubbliche sanitarie. Giovanna Ceccamore della USB Sanità, dunque la sanità non si appalta, la dignità dei lavoratori rivendicate deve essere rispettata. Sicuramente chiederemo la stabilizzazione, chiediamo che vengano tutti riassorbiti come stanno facendo tante regioni. Se si vuole fare un concorso ben venga, ma tutti noi lavoratori che stiamo da tantissimi anni, dignità, parità, stesso trattamento di chi sono strutturati, perché non è giusto che nel 2019 si lavora con gli strutturati e noi siamo delle cooperative, trattamento diverso, stipendi diversi, trattamenti diversi, dignità diversi calpestati, perché non contiamo a niente, niente, perché non possiamo fare niente. La salute, ha affermato Giovanna Ceccamore dell'USB, non si appalta. È stata chiesta una maggior dignità per i precari del settore. Una delegazione dell'Unione Sindacale di base è stata poi ricevuta informalmente dal neo assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, per informarla sul trattamento dei lavoratori delle cooperative e le disparità che sono costretti a subire. L'esponente regionale si è detta disponibile ad un nuovo incontro dopo che avrà visionato i documenti. Il perverso meccanismo dell'esternalizzazione degli appalti, è stato detto, deve essere interrotto, così come si deve porre un freno agli affidamenti esterni che hanno determinato un forte abbassamento dei livelli qualitativi dei servizi forniti.